di giusto processo, diritto di difesa, chi più ne ha più ne metta. Noi chiediamo che questa norma, che questo articolo sia abrogato, non sia votato, non passi, e voteremo favorevolmente per questo emendamento abrogativo. Grazie collega Sisto, ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Zaccagnini, revoco la votazione. Prego Zaccagnini. Sì, grazie Presidente. Io intervengo per cercare di porre una maggiore attenzione sul provvedimento e anche sulla parte che concerne il settore privato. Un'attenzione maggiore all'Aula perché qua, come è stato già detto ampiamente, si introduce sostanzialmente l'istituto della delazione, un sistema basato sugli spioni, una società basata sugli spioni, sulla cultura del sospetto. E questa rincorsa al giustizialismo, ovviamente di cui la lepre è chiaramente il Movimento 5 Stelle in questa legislatura, è una cosa preoccupante soprattutto perché c'è una schizofrenia, come è stato detto precedentemente dal collega Sannicandro, riguardo alla volontà di depenalizzare in alcuni ambiti e poi l'aumento e l'introduzione di nuove pene e norme che non fanno altro che accrescere una visione legalitaria e giustizialista della società, perché quello che io vorrei porre come tema in particolare cosa producono queste norme quando vengono introdotte all'interno della società, qual è il clima che si instaura fra le persone in determinati ambienti di lavoro, quali sono le relazioni umane che vengono promosse fra queste persone. E io credo che si debba partire per fare questa riflessione dalla matrice culturale che ha prodotto questa proposta di legge. Questa proposta di legge è una proposta del Movimento 5 Stelle e possiamo vedere come il punto peggiore sostanzialmente di questa legge sia la premialità che il 5 Stelle introduce a favore dei delatori. Ecco, io comunque mi interrogo su questo e vorrei interrogare tutta l'Aula e in particolare far emergere la contraddizione forte che c'è fra quello che il 5 Stelle propone che si debba instaurare e applicare all'interno del settore del pubblico e privato e quello che invece applica al suo interno, cioè quello che pratica al suo interno il Movimento 5 Stelle riguardo ai propri whistleblower interni, cioè a coloro che denunciano procedure regolamentari non corrette o altri tipi ovviamente di segnalazioni di irregolarità. È un parallelo, io credo, interessante per chi voglia capire quale piega e deriva stiamo prendendo assumendoci la responsabilità di portare avanti questo provvedimento, in particolare la maggioranza che si assume la responsabilità di rincorrere il 5 Stelle sul terreno del giustizialismo e come sostanzialmente questo produca anche un clima, appunto, che dicevo, di avanzamento di carriera sia all'interno dei settori privati e pubblici, ma anche ovviamente di carriera politica per coloro che vanno in qualche maniera a segnalare al loro vertice, a tutta la filiera gerarchica, le situazioni. Il problema è che all'interno del Movimento 5 Stelle, da cui deriva la matrice culturale di questo provvedimento, tutto ciò è fatto in maniera arbitraria con liste di proscrizione interne e sappiamo bene la divisione e il divide et impera che viene utilizzato per sostanzialmente controllare e gestire il consenso all'interno di questo soggetto politico. In ultimo si potrebbe fare una riflessione anche sull'ultimo caso, quello di Quarto. La sindaca Capuozzo non è una whistleblower, Presidente? Non potrebbe essere definita anche lei una persona che denuncia, che segnala, la sindaca Capuozzo? Beh, potrebbe effettivamente. Che tutela è stata garantita dal Movimento 5 Stelle alla sindaca Capuozzo? È stata tutelata? È stata in qualche maniera garantita di poter continuare a svolgere il proprio mandato
con i voti appunto di una forza che voleva combattere la mafia in quel territorio? Beh, non mi pare che venga praticata questa tutela, questa solidarietà. Quindi vedo una forte contraddizione in quello che poi si porta qui in aula e si vuole creare e produrre all'interno della società e quello che invece si pratica quotidianamente al proprio interno. E quindi invito tutta l'Aula e la maggioranza soprattutto a riflettere maggiormente su quale terreno si sta giocando. La ringrazio. Avverto che il gruppo Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà ha esaurito anche gli ulteriori tempi aggiuntivi concessi alla Presidenza. Come già fatto in precedenti analoghe circostanze, la Presidenza consentirà ai deputati di tale gruppo lo svolgimento di brevi interventi della durata di un minuto, da imputare ai tempi previsti dal contingentamento per gli interventi a titolo personale. Adesso mi pare non ci siano altri interventi su questo emendamento 2.2 Brunetta, quindi lo pongo in votazione e dichiaro aperta la votazione. Bianchi Stella. Vazio. Turco.